automatico Senato che dovrà nascere, non sappiamo con quali funzioni e con quali pasticci, è la Camera. Sarebbe stato meglio abolirlo, cioè, completamente, e comunque, ammesso e non concesso, cioè che la maggioranza e poi successivamente il referendum dovessero confermare questa inopportuna e questa pasticciata, cioè, riforma, cioè, costituzionale, cioè, non c'è dubbio, cioè, che l'emendamento pone un problema serio e tenta di porre riparo, meglio feriti che morti, nel senso che toglie la possibilità, cioè, al Senato, cioè, di determinare situazioni che non passino attraverso la conferenza Stato-Regioni, perché sennò invece di avere due contenziosi abbiamo tre, quindi non duplicazione di contenziosi, cioè, ma triplicazione con un non vero e blocco e paralisi di tutto quello che riguarda il procedimento non solo dell'iter legislativo, cioè, ma di una serie enorme di riforme. Grazie. Grazie collega Palese. Collega Toninelli. Sì, grazie Presidente. Condividiamo quanto affermato dal collega 40, perché una delle maggiori criticità di questa riforma è il fatto che non si capisca dove si va a parare. Si danno alcune funzioni, in particolare in questo articolo al Senato, ma non si capisce assolutamente all'atto pratico come possono essere attuate. Che significa che il Senato svolge le funzioni di raccordo, che concorre a svolgere funzioni di raccordo, che valuta la politica pubblica della pubblica amministrazione? Non significa proprio nulla, perché se non si esprime non accade niente. Se si esprime positivamente non accade niente, se si esprime negativamente nei confronti della funzione pubblica non accade nulla. Ha perfettamente ragione nel dire che rimane in vita anche la conferenza Stato-Regioni, che diventa una sorta di duo rispetto al Senato. Quindi noi voteremo favorevolmente a questo emendamento e confermiamo la nostra idea, che riteniamo essere giusta, che l'iniziativa di questa riforma è esclusivamente quella di creare un governismo assoluto. Poco importa di creare funzioni raffazzonate e difficilmente applicabili al Senato, l'importante è che ci sia solo una Camera che dà una fiducia deglutita da un'unica persona, che è il capo del governo, e che quindi possa fare ciò che vuole. In sintesi possiamo dire, tra virgolette, non disturbate il manovratore. Grazie Presidente. La ringrazio. Il collega Sannicandro, le ricordo che ha un minuto. Sì, perché ha parlato già 40, suo collega di gruppo. Adesso il collega Bragantini. Grazie Presidente. Quanto ho? Un minuto o cinque? Ne parlo cinque. Ok. Allora, intanto su questo provvedimento noi del Movimento Fare siamo favorevoli, in quanto noi ritenevamo che questa riforma doveva andare a rivedere le funzioni del minuto, Senato. Però prima non mi ha risposto, dunque ne ho cinque, semmai dalle prossime volte sarò un minuto. No, non le ho risposto, Cinque. Non le ho risposto perché stavamo verificando questa. Va bene. Prego. Grazie. E dicevo appunto che il Senato, a nostro avviso, doveva avere un ruolo che andava a sostituire totalmente la conferenza Stato-Regioni, e il Senato doveva appunto avere un vincolo di mandato ed essere un Senato alla tedesca, un sistema che a parole tutti i gruppi erano favorevoli, dal PD fino a tutte le altre forze politiche, e non riusciamo a capire perché abbiamo perso questa occasione di andare a far sì che ci fosse un vero Senato delle autonomie, un vero Senato